Buon pomeriggio a tutti dal vostro milanista Pac. Siamo qui in un nuovo video. Finalmente si ritorna a giocare. Finalmente, perché si ritorna comunque con sicurezza. Nessun tifoso ci sarà nello stadio per evitare i contagi, e questa è una notizia rassicurante per il calcio italiano, perché comunque il calcio si deve continuare come stanno continuando le altre attività, però con sicurezza, niente assembramenti finché si dovrà rispettare queste misure di contenimento, e giusto così. Però ritorniamo ad avere quella passione, ritorneremo a tifare la nostra squadra nel cuore, e quindi per noi tifosi è una cosa, un'ottima notizia per noi tifosi. Quindi si comincerà il calendario, precisamente vi farò un video riguardante al calendario, magari giovedì prossimo farò il video sul calendario della Serie A. Gli orari dovrebbero essere detti: partire sul 124 alle 17:15, e invece le altre restanti saranno verso le 21:45. Anticipata la Coppa Italia, apposta del 13 giugno, inizierà il 12 giugno, quindi c'è stato questo cambio di calendario per la Coppa Italia. Sicuramente non ho visto l'orario della Coppa Italia, ma sicuramente sarà verso le 21:45 pure la Coppa Italia, comunque di sera. Non si giocherà di pomeriggio molte partite, perché si avvicina l'estate, e in estate in Italia comunque il caldo è torrido, non è un caldo piacevole, difficile fare attività all'aperto con quel caldo nel pomeriggio. Per quanto riguarda il Milan, ci sono notizie: in arrivo Ralf Rangnick, potrebbe venire sia come allenatore o che dirigente. Ancora non c'è l'ufficialità, ma è in arrivo, quindi stanno decidendo il suo ruolo, e poi arriverà l'ufficialità. L'accordo è sicuramente quasi fatto. Come i giocatori si puntano su giovani promettenti, non credo andremo a prendere trentenni di esperienza, non credo. Per quanto riguarda i primi, si prova a recuperare per il fine giugno, però per quanto riguarda il suo futuro col Milan non si sa ancora. Sarà uno dei prossimi argomenti che andremo a trattare nei prossimi video, sicuramente quello di Ibrahimovic. Mi dispiace per Jack Bonaventura, che il club ha deciso di non rinnovare il contratto di Jack, quindi sicuramente ci lascerà. Come potrebbe lasciarsi non si sa quando il Musacchio, che non rientra nei progetti, quindi o si trova qualche acquirente subito, oppure il prossimo anno scade il contratto e ci potrà lasciare a parametro zero. Questo è sono le notizie che vengono dal mondo Milan. E comunque mi dispiace, dicevo, per il Jack, perché comunque mostrava affetto e comunque lottava per la maglia del Milan. È uno di quei giocatori che ci teneva a stare nel progetto rossonero. E pure tra i bomber, mi sembra pure dietro Ibrahimovic del Milan. Finirà così l'avventura rossonera di Jack Bonaventura. Mi dispiace per lui, non meritava magari questo trattamento, perché comunque Jack per me poteva continuare a rimanere al Milan. Comunque il video finisce qua. Vi ho aggiornato per quanto riguarda la Serie A, per quanto riguarda il mondo rossonero, il mondo del nostro amato Milan. E il video finisce qua. Qua sotto c'è scritto iscriviti, clic, iscriviti.
aiutatemi a supportare il canale con un'iscrizione. Basta un clic, niente di che. E soprattutto condividete e commentate questo video per vedere quello che voi fanno pensare e soprattutto condividete per farmi conoscere, magari dai vostri amici. Che il nostro nuovo obiettivo, ricordiamoci, è 500 iscritti. E grazie a voi e soprattutto grazie al mio impegno potremo riuscire a arrivare più presto ai 500 iscritti. E se vi va passate sulle pagine social di Milanista Pazzo su Facebook e Instagram e su TikTok Milanista Pazzo Official. E nel bene e nel male, forza Italia, forza Milan, ci vediamo giovedì in un prossimo video del Milanista Pazzo.